Vicino al decimo parallelo, nel cuore delle Americhe, c'è un tesoro naturale. È tropico. Natura, avventura, bellezza. È la Costa Rica. Un paese naturale, senza ingredienti artificiali. Conosci la sua natura. Vivi la sua adrenalina. E circondati del calore della sua gente. La moderna capitale, San José, brulicante di gioia, offre un'infinità di attrazioni turistiche. Esistono svariati musei che ospitano da collezioni di monili d'oro precolombiano fino a opere d'arte contemporanea. Nei pressi della capitale, San José, si possono visitare diversi parchi nazionali, così come quelli di vari vulcani, Irasù e Poasse, per citarne alcuni. Andiamo ora al soleggiato Pacifico. In questa zona troviamo due delle più importanti zone protette della Costa Rica. Il Parco Nazionale Corcovado, che la rivista National Geographic ha definito come il luogo più ricco in termini biologici del pianeta, è una riserva per la biosfera dichiarata patrimonio dell'umanità. Se amate il turismo ecologico, avete trovato il posto giusto. Si tratta della palude più estesa del Centro America. Qui ci si può divertire ammirando mangrovie e ampi paesaggi, conoscendo flora e fauna esotica, facendo pesca sportiva, surf o camminate nella natura selvaggia. Il Pacifico Nord è il territorio più antico della Costa Rica. La foresta tropicale secca, le spiagge e la sua cultura popolare ne hanno fatto una meta obbligata per i turisti. Si può godere della bellezza del mare a meno di 2 ore dalla capitale. Punta Arenas, Jajó, Quepos e Manuel Antonio sono alcuni dei paradisi tropicali presenti. L'isola del Coco è localizzata al largo delle coste del paese. Citata nella lista delle meraviglie del pianeta, è un luogo che ci fa sognare fantastiche storie di pirati e tesori, oltre a rappresentare un gioiello naturale per flora e fauna. Ulteriore attrazione geografica è la zona nord del paese. Possiede infatti diverse aree protette, laghi, lagune, vulcani, fiumi e cascate. Il Parco Nazionale del Vulcano Arenal è uno spettacolo mozzafiato di fama internazionale. Il vulcano è in attività costante e le sue forti eruzioni possono essere osservate quotidianamente e senza pericolo. Nei pressi del massiccio del vulcano sono presenti varie fonti termali che possiedono proprietà curative e rilassanti. Un'eccellente zona dove andare all'avventura. Rafting, canopy e altri sport estremi sono prediletti dai turisti. È una foresta tra le nuvole. La riserva biologica di Monte Verde, area di conservazione per eccellenza. I sentieri lungo le montagne, le camminate, le funivie tra gli alberi vi metteranno a stretto contatto con la natura incontaminata. Un magico tour attraverso il litorale caraibico della Costa Rica ci presenta la ricchezza del patrimonio culturale afro-caraibico, la natura, le spiagge e la storia. La regione offre importanti parchi nazionali dove lo scrigno della natura si apre di fronte alla meraviglia dei visitatori. Il Parco Nazionale di Cahuita e la riserva di Gandoca e Manzanillo sono conosciuti internazionalmente per le varietà di specie di flora e fauna che vivono e si sviluppano in questo particolare ambiente. Una città storica, Limón, è il porto più importante nella costa dei Caraibi. La sua architettura ci racconta dell'epoca delle piantagioni durante l'inizio del secolo passato.
I suoi monumenti, che gli abitanti hanno conservato orgogliosamente, rappresentano le tradizioni di Limon. A nord di Limon è situato il Parco Nazionale di Tortughero, dove le tartarughe verdi depositano le loro uova. Particolarmente vicino è la riserva di vita silvestre Barra del Colorado. E nella zona è tipica la pesca del branzino e di altre specie acquatiche. I canali che connettono il porto di Moín con Barra del Colorado sono uno spettacolo unico. Vivi l'eccitante esperienza. Senza dover viaggiare a lungo, potrai godere del calore dei Caraibi e in poche ore ammirare lo spettacolo di un vulcano in eruzione. Ora conosci alcune delle attrazioni che la Costa Rica può offrirti. Preparati! Vieni con noi e godi la Costa Rica con i 5 sensi. Costa Rica, senza ingredienti artificiali.